illustriamo oggi quello che è il nostro bilancio di previsione triennale, che chiaramente sarà illustrato nei dettagli dall'assessore. Tuttavia mi preme ragionare con voi su alcuni principi generali. Da un lato, qual è il metodo che abbiamo seguito? Dunque, abbiamo inizialmente ragionato sulla programmazione, ossia quali sono gli obiettivi che vogliamo perseguire, e questi sono stati trasposti all'interno del DUP, il documento unico di programmazione. Solo dopo è stato fatto chiaramente il bilancio, quindi sono state stanziate le risorse in base agli obiettivi. Un metodo, diciamo, che per noi è di buon senso, che peraltro è anche previsto dalla legge, e abbiamo iniziato anche qui a reimpostare un nuovo metodo di lavoro. Anche quest'anno chiuderemo chiaramente il bilancio di previsione nei termini, e quindi possiamo dire che ormai la stagione che abbiamo iniziato l'anno scorso con una regolarità sul bilancio, sui tempi, sulle modalità, insomma, è ben avviata e intendiamo continuare in questo modo, che è quello che ci consente di garantire alla struttura, tanto centrale quanto periferica dei municipi, di lavorare in maniera corretta. Ma soprattutto, cos'è importante? Sono importanti gli obiettivi che abbiamo perseguito con questi bilanci, con questo bilancio. Sono prevalentemente tre: fine a Scroccopoli, completa fine di Scroccopoli, quella che abbiamo visto fino a questi giorni, non ultimi gli interventi sulle case occupate. Due: non aumentano le tariffe, non aumentano le rette per gli asili nido, non aumentano le rette per il trasporto scolastico, non aumentano le rette per le mense scolastiche, non aumentano le rette per i mercati. Tre: investimenti soprattutto sugli ultimi. Ai municipi quest'anno vengono dati, con il bilancio di previsione, 36 milioni in più da investire sul sociale, per un totale complessivo di 271 milioni di euro. Ai municipi vengono dati 30 milioni in più per investimenti straordinari sulla manutenzione delle strade, sulle scuole. Ancora, investiamo altri 28 milioni sulla manutenzione delle strade di grande viabilità, e 65 milioni di euro vanno per gli investimenti sul dissesto idrogeologico, per contrastare il dissesto idrogeologico e per avviare il lavoro di rifacimento delle fognature di Roma. Questi sono un po' i pilastri sui quali ci siamo mossi.